Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Inofolic Plus. A cosa serve? Inofolic Plus ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la donna in gravidanza e allattamento. È commercializzato in Italia dall'azienda Lo.li Pharma SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Lo.li Pharma SRL. Concessionario: Lo.li Pharma SRL. Categoria di appartenenza: integratori per la donna in gravidanza e allattamento. Forma farmaceutica: polveri orali. Confezioni: Inofolic Plus 20 bustine 40,068 g. Indicazioni: Inofolic a marchio registrato Plus ha un complemento alimentare a base di mioinositolo, melatonina e acido folico utile per rapportare una quota integrativa di tali sostanze in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno. Inofolic a marchio registrato Plus può risultare utile come coadiuvante in casi di sterilità di coppia sine causa o da fattore femminile, in donne con più di 35 anni e con desiderio di gravidanza, nei protocolli di iperstimolazione ovarica controllata ed induzione dell'ovulazione. Modalità d'uso: si consiglia l'assunzione di una bustina al giorno, da prendere la sera un'ora prima di coricarsi. Sciogliere il contenuto in un bicchiere d'acqua. Per migliorare l'efficacia di Inofolic a marchio registrato Plus è necessaria l'associazione con una bustina di Inofolic a marchio registrato o con una capsula di Inofolic a marchio registrato con B al mattino. Descrizione e caratteristiche: il mioinositolo svolge un ruolo fondamentale come secondo messaggero di diversi ormoni quali insulina, FSH, TSH. È noto infatti come una sua carenza determini alterazioni nella risposta a questi ormoni. Controlla il metabolismo di grassi e zuccheri ed inoltre regola le funzionalità cellulari del sistema nervoso. Studi scientifici hanno evidenziato come alte concentrazioni di mioinositolo nel fluido follicolare siano predittive di una buona qualità ovocitaria ed embrionale. Infatti, in particolari condizioni patologiche, come la sindrome dell'ovaio policistico, PCOS, è riscontrabile una carenza di mioinositolo a livello del fluido follicolare. La melatonina è una sostanza naturale prodotta principalmente dalla ghiandola pineale. Viene sintetizzata e secreta di notte e la sua concentrazione ematica raggiunge il massimo tra le 2 e le 4, per poi ridursi gradualmente all'approssimarsi del mattino. La melatonina è una sostanza essenziale per la crescita ovocitaria. Infatti, alte concentrazioni della stessa sono presenti solo nei follicoli contenenti ovociti maturi. Dopo i 35 anni, i livelli notturni di melatonina subiscono un importante decremento, causando una riduzione della quantità disponibile per i singoli tessuti, come nel caso dell'ovaio. Diversi studi hanno messo in evidenza come i disturbi del sonno legati ad un deficit di melatonina, alterando il profilo ormonale e metabolico, possano causare subfertilità. Inofolic a marchio registrato Plus, grazie alla presenza della melatonina, aiuta a regolare il sonno e contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per addormentarsi. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina. L'acido folico ha una vitamina idrosolubile del gruppo B, è coinvolto nella sintesi di DNA, RNA e proteine, nel processo di divisione cellulare e nella riparazione dei cromosomi. Contribuisce, inoltre, alla normale crescita dei tessuti materni in gravidanza, ed un suo deficit può determinare un aumento dell'omocisteina intrafollicolare con conseguente riduzione della qualità ovocitaria. Inoltre, studi scientifici hanno evidenziato come un ridotto apporto di acido folico sia spesso correlato a difetti della crescita fetale. L'assunzione integrativa di acido folico aumenta lo stato del folato materno. Un basso stato del folato materno ha un fattore di rischio per lo sviluppo di difetti del tubo neurale nel feto. Ingredienti: mioinositolo, melatonina, acido folico. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.